Questo è Mamma, guarda che lavoro, una serie di video che racconta dietro le quinte dei lavori creativi. Pochi lustrini, tanta sostanza. Insomma, le cose come stanno. Io mi chiamo Marianna e insieme a Marco sono il boss di Zandegu, che fa corsi, ebook ed eventi a Torino. Qui raccontiamo come lavoriamo, ci facciamo tante domande, alcune molto sceme, e andiamo a incontrare gente figa. Vieni con noi? Amici, siamo da Elena Pignata, qua nel favoloso atelier Ombra di Foglia. Siccome questo format si chiama Mamma guarda che lavoro, immaginate che io sia tua mamma, come le spieghi il tuo lavoro? Allora, in realtà mia mamma lo conosce benissimo, il mio lavoro le faccio anche pena, perché dice, ma come fai a fare tutto? Quindi lei mi ha capita perfettamente. In realtà una mamma di un'amica che non mi conosce è forse più facile dire che faccio la sarta. Nel senso che se io mi definissi solo come una designer direbbe e poi quando ti trovi un lavoro? Sono tanti lavori tutti insieme, nel senso che la figura dello stilista, comunque del creativo, è diversa da quella del modellista, è diversa da quella del tagliatore ed è diversa da quella della sartina che cuce. In questo atelier qui tutte quelle figure lì sono sempre io. La parte più interessante e che rende questo lavoro gestibile per me è la scadenza ogni 6 mesi. Ogni 6 mesi tu puoi riniziare da capo, riniziare seguendo degli schemi che per me sono molto importanti. Quindi c'è la parte creativa e poi è seguita dalla parte più tecnica e poi è seguita dalla parte più pratica, dove tu ti metti lì e poi dalla vendita. E quindi tutte queste cose sono tanti lavori che ogni 6 mesi ritornano. Ecco, parliamo della parte creativa. Sì. Perché secondo me nell'immaginario comune chi fa lo stilista o il fashion designer è forse uno dei lavori creativi per eccellenza, e magari uno pensa chissà l'ispirazione da dove gli arriva per disegnare quel vestito. Beh, certo, l'ispirazione tu la devi proprio cercare, non è una folgorazione. L'ispirazione nel lavoro è dire dal al di luglio io devo creare la prossima collezione. Devo aver fatto ricerca, che per me è la cosa più importante in assoluto. Devo aver visto 1000 cose, tutti i tessuti, le forme, le sfilate. E ho l'opportunità in quella settimana di mettere insieme tutte queste informazioni e posso creare. Ma di sicuro pensare che ti arriva così perché te la sogni di notte, no, non ci credo. E credo che non succeda dei professionisti. Cioè, se Giorgio Armani deve sfilare, non aspetta di essere folgorato. Certo. Se no la gente lo mena. Cioè, la collezione deve uscire. Anche io non credo nell'ispirazione. Cioè, noi facciamo comunque un lavoro che ha una componente molto minore di creatività rispetto al tuo, però nello stesso tempo alla fine sono molte di più le cose pratiche. Certo, e poi devono funzionare. La creatività sta nel inventarsi una possibile variante a una cosa che è. Deve avere 2 maniche, deve avere 2 gambe, deve funzionare, ma deve essere diverso, diverso da quello che hai già a casa, diverso da quello che hai già visto 1000 volte da 100 anni. Quanto ti influenzano i clienti? Cioè, nel senso, tieni conto dei loro feedback oppure no? Sì, tengo conto dei loro feedback perché inevitabilmente l'atelier ti porta a stringere un rapporto con il cliente. E quello che lui mi dice, lui che arriva dal mondo esterno, per me può essere un'ispirazione. È molto interessante il fatto che tu mi parlavi del processo di ricerca che fai per il tuo lavoro, e quindi volevo che magari ci dicessi 2 cose su come funziona per te questa parte del processo. Per un po' ho insegnato in una scuola di moda e una ragazza mi ha detto: io non ho guardato nessuna sfilata perché non volevo essere influenzata da nessuno stilista.
Questo è un errore gigante, perché allora sono un designer e invento la ruota. Amica, l'hanno già inventata, tu devi aver visto tutto e poi dire, e quello però lo faccio io, quella è la mia interpretazione. La ricerca è la musica, il viaggio, i colori, le cose che vedi che a un certo punto catturano la tua attenzione. È più una ricerca su cose attuali o guardi anche al passato? E secondo me al passato ci arrivi dopo, nel senso che le cose attuali ti rimandano delle altre cose. Io ho fatto un lavoro anni fa con Giovanni Gastel, un fotografo, e lui mi aveva dato un tema da sviluppare e ha detto: ricorda che la prima idea che ti viene, sai, dici ok, l'ho trovata, quella è venuta a tutti. Mi diceva, ma neanche la seconda idea è quella giusta e neanche la terza. Dopo la quinta tu puoi pensare di aver fatto un percorso creativo che ti ha portato a quella interpretazione di quel tema. Se c'è una macro tendenza globale, che poi c'è, lo vedi che gli stilisti alla fine iniziano, hanno tutti un filone che è lo stesso, no? Adesso si porta il top corto col pantalone a vita alta. 10 anni fa era, guarda, era off limits. Sono troppo trendy. Grazie mamma per avermi tricottato questa cosa trendy per una volta. Detto ciò, però, nessuno si ferma al primo ok, adesso sono tornati gli anni 90, allora facciamo tutti così e tutti così. No, perché poi la bellezza sta nell'interpretare e pensare. Tantissime persone che conosco che si sono messe in proprio in campi molto diversi e una volta esaurita, diciamo, la spinta iniziale della passione, molti si arrendono. Perché secondo me è proprio lì la questione, che le prime idee ti danno un sacco di carica, dici ah che bello, ma poi dopo in realtà c'è da faticare. C'è da fare, c'è sempre qualcosa da fare, da rifare, c'è da fare. Adesso Ombra di Foglia da quanto esiste? 10 anni se non sbaglio, no, di più. 12. Poi Ombra di Foglia non smette mai di piacermi, ma in realtà ho come dei cicli nella testa, ogni 5 anni mi rompo le palle di fare quello che faccio. Così. E quindi ogni tanto aggiungo un pezzo, il figlioletto che è stata prima la sposa, poi la cerimonia, poi un pacchettino che si chiama ODF, che è una seconda linea che ho affiancato. Quanti pezzi ci sono in una collezione di solito? O è variabile? O più o meno invece... No, è variabile. L'invernale, che per me è la collezione più bella del mondo, vorrei fare solo cose invernali, strati, cappotti, sovrapposti altri cappotti, ha un centinaio di pezzi. La sposa ha un campionario abbastanza grande, impegnativo. La cerimonia ha degli spot, quindi bene o male ogni mese io butto fuori 10 pezzi e parto da un campionario di 40 più o meno. Alcuni li vendo, altri non li vendo perché magari tu l'hai visto fatto così, non ti è piaciuto, non ti entrava, non era la tua taglia, lo volevi giallo. E una volta ogni 2 anni c'è questo off, che è una svendita dove si aprono le porte dell'archivio e là come i pazzi puoi pescare. Ma il nome Ombra di Foglia da dove deriva? Ombra di Foglia è nata da... è un pezzo di testo di una cantautrice torinese che mi piace molto, che si chiama Lalli. In realtà mi ha molto affascinata perché racconta un po' quello che per me è il mio modo di essere, nel senso, una cosa che è bella e che c'è e che a volte non noti, com'è il prodotto che voglio fare, com'è il vestito che tu indossi se te l'ho fatto io, è una cosa che la gente dice che è bello ma non è sfacciato, e per me l'ombra è quello. E quali sono i tuoi prossimi obiettivi? Conquistare il mondo, giusto? Migliorare la parte social, per esempio noi la coltiviamo tantissimo e alla fine credo sia diventato il 60% del nostro lavoro. È un lavoro e io non posso farlo, e quindi da lì ad affidarti, ecco, la cosa in cui voglio crescere sicuramente per me le persone con cui lavoro sono fondamentali, e adesso che sono mesi e mesi che sto cercando una persona che mi aiuti,
mi sta prosciugando perché non la trovo. Quindi lanciamo un appello a sto punto. Vogliamo lanciare un appello. Ehi tu, mi stai guardando? Secondo me per un business piccolo è proprio veramente difficile, perché cioè me ne sono accorta lavorando da dipendente in una grande, si può dire che è una multinazionale, no? E alla fine, cioè, lì non stanno a fare questo discorso, mi sta simpatico o no? Ah, sì, l'umano è in grado di fare quel lavoro lì, a posto. Cioè, qua tutto puoi impararlo, ma la parte umana deve esserci per forza. Deve esserci di base. E in più di base deve esserci dell'entusiasmo verso una cosa che ti deve un po' travolgere. Un'ombrina di tutto il mondo. Unitevi. Scrivete. Conquisteremo il pianeta. Saremo sindaco, vice sindaco. Nella sala nostra della pausa pranzo, del relax, gigante su tutto il muro, c'è scritto la sua soddisfazione, il nostro miglior premio. Bello. Che citazioni colte, vedi? Perché è così.